questo tutti tacciono, è lui l'attore, è quello che parla. E così la sua, come dire, la sua intera esistenza è sempre un'esistenza altra. La sua testa altra. Ciò che tace perfino è altro. E altrimenti agisce. Altrimenti muore, capisce? Vede in questa testa, signora mia, tutto, tutto è altro, tutto. Letti altri libri, capisce? Studiate altre filosofie, incontrato per tutto la vita tutt'altra gente, in un rapporto con la natura completamente altro, completamente opposto. Poi invece a volte ho l'impressione che l'arte altro non sia che pattume spirituale. Sensibilità, distruzione e pattume spirituale. Quando ha scelto la via dell'arte, l'attore si è ferito a morte. Si è precipitato nella catastrofe. Neopagni è un testo veramente impegnativo, quello di Bernard. Tremendamente impegnativo. Un testo che fa pensare, che fa riflettere, come è giusto che sia, come è giusto che faccia il teatro. Minetti è un monumento della drammaturgia tedesca, a cavallo tra il 1920 e il 1930. Qui lo troviamo in una storia completamente diversa, riscritta da Thomas Bernhard, ma laddove Minetti non appare come il grande attore che è stato, ma come una vecchia cariatide alla deriva che si pone certe domande su come affrontare le miserie della vita. Le risposte lui le trova nell'opera d'arte, essenzialmente nel Reliar. Ecco, poi magari naturalmente non ottenendo una soluzione, ma comunque bisogna provarci a porci certe domande, certi interrogativi. E Minetti dice nel testo che lui rifuggeva dai classici. Sì, anche perché la letteratura classica lui la condensa tutta in un personaggio, in un unico personaggio shakespeariano, che sarebbe il Re Lear, il quale Re Lear dice in poche parole, in sintesi, quello che dice Minetti, vale a dire: quando si nasce si piange, mentre invece la vita dovrebbe essere una gioia, una conquista. Invece è tutto il contrario, qualche cosa nell'equilibrio dell'uomo è falsato, o perlomeno è sbagliato. Le cause non si sanno, le cause Minetti tenta di trovarle attraverso l'opera d'arte. Ecco, questo spettacolo sancisce un rapporto tra lei e Marco Sciacaluga che va avanti da moltissimo tempo. Vabbè, tra me e Marco sono tra più di 30 anni di collaborazione. Abbiamo dato vita così, lungi da me dall'incensarmi, perché sono proprio agli antipodi,
Abbiamo dato vita senz'altro a degli spettacoli di un certo livello, vedi Morte di un commesso viaggiatore, vedi Ecus, vedi La scuola delle mogli, vedi Nemico del popolo, vedi Don Giovanni volontario, chi più ne ha più ne mette, insomma. Ho letto in una recente intervista che lei consiglia ai giovani di fare un lavoro, di trovarsi un diverso, lavoro sicuro, diverso. Diverso, sì, di non pensarci. E come mai? Come mai? Ma tanto lo abbiamo su tutti sotto gli occhi, voglio dire, che cos'è la situazione del teatro in Italia? Una situazione abbastanza difficile, di non facile soluzione, almeno momentaneamente. Sì, che ci saranno persone in teatro a governare il teatro, che di teatro sanno poco, anzi, non sanno niente, e che come giustificazione dicono che la cultura non porta denaro, le cose non potranno mai andare bene. Ho capito. E lei ha fiducia nei giovani? Conosce qualche giovane attore? Segue i giovani? Sì, sì, li seguo. Nella nostra scuola a Genova ci sono giovani promettenti ai quali sarei molto imbarazzato a dare dei consigli momentaneamente, perché momentaneamente non vedo prospettive. Il mercato chiede altre cose, il mercato non chiede, come dice Minetti, l'opera d'arte, non chiede la riflessione, chiede il divertimento, accusa molto precisa di Minetti: ovunque oggi ci volgiamo, null'altro che un meccanismo per divertire. No, invece bisogna sprofondare nell'opera d'arte. E nella sua carriera cosa l'aspetta? Nel futuro della sua carriera? Beh, la mia carriera, diciamo che così, ormai sono sulla soglia degli 80 anni, bisognerà cominciare a guardarsi allo specchio e pensare a come ingannare il tempo per gli anni o i giorni che il Padre Eterno mi concede. Io la ringrazio infinitamente. Prego. E buon lavoro. Altrettanto.